immagine del presidente di Trani, oggi scende in campo, eccellenza Basilicata, ricordiamo, con Fittipaldi, Iaquinta, Petrocelli, Cava, La Salvia, Mastrangelo, Robilotta, Albini, Mazzeo, Sansevieri, Pricoli, in panchina Rebecchi, Cassino, Russo, Messuti, Varallo, Branda, Gatta, allenatore Vignati, presidente di Trani, vicepresidente Bella. Per quanto riguarda il Vitalba, abbiamo la seguente formazione: Croce, Sileo, Mecca, La Rotonda, Carriero, Mancuso, Evangelista, La Rotonda, Sant'Arsiero, La Morte di Tolve, in panchina La Sala, Pietrafesa, Brescia, Telesca, Corbo, Zaccagnini, Santoro, allenatore La Capra, presidente Romaniello. Ed ecco il tifo delle grandi occasioni. Vogliamo questa, questa! Vittoria! 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 Noi vogliamo questa vittoria! Ed ecco appunto i tifosi del Moliterno che incitano la squadra. Inizia la partita con il numero 10, Sansevieri sul pallone, Mazzeo, passaggio arretrato, Moliterno in azione. Pallone numero 8 Albini, il suo sinistro, pallone che viene perso, riconquistato dal Vitalba. Il Moliterno ci prova a poter fare pressing e ci riesce molto bene, avanza sul laterale sinistro, pallone che però viene spazzato via dal numero 5 Carriero. Il Moliterno che si rende protagonista in questa iniziativa, rimessa laterale, pallone al numero 9 Mazzeo, di nuovo lui in azione, pallone ai limiti dell'area di rigore, e il Moliterno diventa così una squadra che effettua una pressione asfissiante. Passaggio arretrato a Fittipaldi, nelle immagini il numero 1 del Moliterno, Fittipaldi. Fittipaldi in azione, il suo sinistro, pallone oltre il centrocampo, si muove ancora la squadra del presidente Di Trani, in azione, siamo al limite dell'area di rigore, ancora il Moliterno ci prova. Moliterno in azione, il sinistro, pallone ribattuto, di nuovo il rosso-blu, Albini, il cross in area di rigore, pallone che però viene spazzato via, penetra in area di rigore, poi l'arbitro fischia un fallo, punizione. Ed ecco la punizione battuta, il lancio, pallone recuperato dal Moliterno, Vitalba in azione, pallone che viene perso, fallo sul numero 10 Sansevieri, per l'arbitro è punizione. Punizione battuta, il lancio verso l'area di rigore, subentra il numero 1 Croce che blocca il pallone. Vitalba in azione, il destro, pallone oltre il centrocampo, recuperato dalla difesa dal numero 2 Iaquinta. Rimessa laterale, Sileo, il lancio, pallone fermato dai rosso-blu, di nuovo in azione il Moliterno, c'è un tackle, pallone che termina in out, riprende l'iniziativa la squadra del Moliterno in avanti, la palla in verticale, di nuovo il pressing della squadra di casa, l'1-2, ottima giocata, giocata di classe da parte della compagine del presidente Di Trani, che continua ad avanzare il passo senza timore riverenziale, batte il numero 3 Petrocelli, pallone al numero 8 Albini, la macchina del presidente Di Trani avanza, recupera una rimessa laterale, Moliterno in azione, Piccoli, il cross in area di rigore, interviene il portiere che batte la palla fuori dall'area di rigore, ancora il Moliterno in azione.
che viene fermata dal numero uno Croce, il sinistro, Moliterno in azione, San Severo, la finta, allora il numero 8 Albini, di nuovo Albini, recupera, molto bravo, la finta di Albini, batte il numero 3 Petracelli. Biancorossi che recuperano con Croce, in difficoltà la difesa della squadra ospite del Vitalba, la quale non ha possibilità di poter riuscire a controllare il gioco in avanti. Moliterno in azione, 1-0 a Cesena. Biancorossi in azione, il cross viene ribattuto, palla in out, parte il numero 11 Di Tolve dalla bandierina. Di Tolve il sinistro, il cross ribattuto, bravissimo il numero 10 San Severo, pallone che però in questo caso viene ribattuto, il lancio, pallone deviato, Moliterno in azione, la finta, Biancorossi in avanti con il numero 4, il lancio in area di rigore, il pallonetto ma termina fuori, l'iniziativa del Vitalba, in questo caso muore nell'area di rigore della squadra di casa. Abbiamo anche una bella panoramica del comune di Moliterno, vedete nelle immagini, il lancio, Moliterno in azione, l'iniziativa continua, non è fuori. Punizione secondo l'arbitro. Il destro, allora ai limiti, saltano i biancorossi, il lancio da parte del numero 4 Cava, Mani, poi c'è appunto Petrocelli che contrasta l'iniziativa, rimessa laterale secondo l'arbitro, Vitalba in azione, la rotonda, l'apertura, ma chi sto scontrando, Pecorino difendiamo. Interviene il numero 3, il lancio in verticale da parte di Petrocelli, pallone fuori, fondo aria, batte il Vitalba, il lancio recuperato dai rossoblù, thank you.
ottima l'iniziativa. È stata bella questa incursione in area di rigore da parte del numero 3, Petrocelli, fondo area. Batte il Vitalba. Il lancio. Sera che termina fuori, rimessa laterale. Moliterno in azione, recupera molto bene, fallo sul numero 4, Cava, per l'arbitro in questo caso Loffredo di Potenza, e punizione, il destro, pallone in area di rigore, vicino al gol. Grande iniziativa, grande azione di gioco, il Moliterno stava per sbloccare il risultato, è stato proprio il numero 10, Sanseviero, eccolo nelle immagini ad essere il rifinitore finale di un'azione alla grande, giocata di prima. E adesso si riprende a giocare, ma il Moliterno conquista palla. Allora a centrocampo. Lui il numero 7. Vitalba però che insiste. C'è un taker. Vitalba in azione. Conduce l'iniziativa il numero 11 di Tolvec, il quale viene fermato ed è appunto corner. Battono i biancorossi dalla bandierina, ci provano. Il cross, la palla attraversa tutta l'area di rigore senza ottenere nessun risultato utile, positivo. Dando l'arbitro fermo, vedete la tribuna è piena, il tutto esaurito qui a Moliterno, come si può vedere dalle immagini. Si riparte con una rimessa laterale a fuori del Moliterno, passaggio arretrato, la sfera viene fatta circolare. Il taker però viene perso e riconquistato dal numero 10, attenzione che per l'area di rigore, il tiro di sinistra da parte di La Morte e la sfera termina sul fondo. Fondo area, Fittipaldi, il sinistro. C'è l'avanzata da parte della squadra di casa che continua gioco cercando di ottenere il miglior risultato possibile di questa azione di gioco. Pallone al numero 2, attenzione, atterrato Iaquinta, bella giocata la sua nelle immagini, Iaquinta, e adesso l'arbitro richiama il calciatore per punizione. Batte Albini, l'occasione propizia per poter sbloccare il risultato. Albini, il cross, rete, il Moliterno passa il vantaggio, il Moliterno passa il vantaggio, grazie al numero 2, grazie al numero 2, Iaquinta, Moliterno 1, Vitalba 0, il Moliterno passa il vantaggio. Il lancio, salta Iaquinta, fa la finta, la palla giunge fuori, Moliterno 1, Vitalba 0, e la dimostrazione che la squadra c'è, da come si è potuto vedere in campo, una squadra molto resistente, una squadra soprattutto molto creativa, e questa è la caratteristica che possiede la compagine di Moliterno del presidente Di Trani.
Noi biancorossi in azione del Vitalba che adesso cercano di pareggiare i conti. Il lancio in avanti, pallone che viene fermato, di nuovo in Moliterno in azione, pallone al numero 8, Albini che lancia in avanti, numero 7, c'è un po' di confusione in area di rigore, Robby Lotta ne stava per approfittare, eccolo le immagini, Robby Lotta, grande uomo e grande calciatore soprattutto. Il lancio. Di nuovo il numero 4, attenzione, cava. Passaggio arretrato, di nuovo la squadra del Moliterno in avanti, prosegue l'iniziativa. Grande dribbling, bellissima giocata questa da parte del numero 10 Sanseviero. Recupera il Moliterno, grande triangolazione, la palla però il numero 8 Albini non la sfrutta in toto. Noi biancorossi, Moliterno in avanti, fallo, punizione, numero 5 la sabbia, punizione, il cross, Vitalba che in questo caso ottiene un corner determinata da una deviazione, ci prova Di Tolve dalla bandierina a battere questo corner per poter agguantare il pareggio. Di Tolve, il sinistro, pallone deviato, tiro finale ribattuto e riparte poi la macchina del presidente Di Trani in azione, grande dribbling, grande gioco, un lancio in profondità e la sera poi viene lanciata fuori, c'è stata una deviazione. Biancorossi in avanti. Vitalba gestisce il gioco a centrocampo. Il taken. Thank you.
centrale! Il cross! La palla attraversa il terreno di rigore. Tiro finale, bellissimo questo tiro. Sfiorato l'incrocio dei pali. Ci ha provato il numero 9, Mazzeo. Ed ecco che praticamente il Vitalba di nuovo attacca. Fallo, punizione. Dopo pallone. Diamo Rossi in azione, pallone in gioco, no, al Moliterno. Mamma che ti tricidro. La palla in verticale, pallone che viene ripreso. Il lancio ed ecco che Piccoli. Attenzione, Sanzer viene e poi l'arbitro fischia. Di nuovo in azione il Moliterno, in questo caso. Sul numero 7, Evangelista, l'arbitro, per l'arbitro a punizione. Tiro finale, pallone al lato, in questo momento siamo praticamente a circa un quarto d'ora alla fine del primo tempo con il Moliterno in vantaggio per una rete a zero, 3 punti in classifica, un Moliterno che ha iniziato molto bene questa partita e questo campionato. Comunque al di là del risultato la squadra del presidente Di Trani ha saputo gestire bene il gioco, è scesa in campo con grande determinazione e ha fatto valere il proprio tecnicismo grazie a un attacco d'oro costituito da Mazzeo, Sanseviero, Piccoli e poi dai. Attenzione, ancora il Moliterno, c'è una deviazione, corner. Corner per il Moliterno. Di nuovo la squadra che ha la possibilità di raddoppiare il risultato. Petrocelli dalla bandierina. Il destro di Petrocelli. Bellissimo l'intervento di Iaquinta. Stava realizzando il secondo gol. Eccole le immagini, Iaquinta. Ed è corner, batte il numero 8, Albini, batte il destro, il cross, colpo di testa, vicino al gol, il Moliterno. Di nuovo la stessa azione identica che poteva produrre il 2-0. Un grande Moliterno, un Moliterno che davvero sta strappando gli applausi da parte del pubblico giunti in massa per assistere allo spettacolo. Di nuovo il Moliterno in azione, punizione. Ecco gli ultras che incitano Iaquinta. Il destro, pallone verso il laterale sinistro, spera che torni fuori. Fondo Ale. Di nuovo gli azzurri in avanti. Vai, Davide!
Moliterno in azione. Invariato con il Moliterno in vantaggio per una rete a zero. Fondo area, batte Croce. Il destro di Croce, scusate, batte Fittipaldi, ho sbagliato il nome del portiere in questo momento. Di nuovo il numero 3, Petrocelli, pallone al numero 10, Sanseviero, rimessa laterale. E possiamo analizzare il movimento calcistico della squadra di casa che attende il momento giusto, il momento tattico per poter riuscire a creare un'azione degna di nota. Il lancio. Rimessa laterale per il Vitalba. Palla recuperata dal numero 8, Palmini. Secondo l'arbitro è rimessa laterale. Anzi, il corner. Il sinistro, raso terra. Il cross respinto e ad ecco che va via Sanseviero, il lancio, Robby Lotta, quella la posizione giusta per poter penetrare in area di rigore. Punizione. L'apertura, posizione irregolare, punizione secondo l'arbitro tra le contestazioni del pubblico. Il lancio, azzurri in azione, avanzano, apertura, grande giocata di Sanseviero, il tacco del numero 1, ancora il Moliterno, il cross in area di rigore, pallone, c'è di sguido. Il lancio, questo è passato. Allora il numero 4, Cava, in azione, palla in verticale, al numero 10, Sanseviero, con l'arbitro in punizione, sul numero 10, punizione battuta da Carriero. Il lancio per Robby Lotta, grande Robby Lotta, tiro di deviazione, poi si fischia un fallo. Di nuovo in azione il Vitalba, il lancio in profondità.
allenatore del Vitale. Rimessa laterale della squadra, però riconsegna al Moliterno la sfera al Fittipaldi. Ecco le immagini. Fittipaldi. Il sinistro, oltre il centrocampo. Di nuovo il Moliterno in azione. Pallone nelle mani, il numero uno, Croce. Lo tiene in avanti Petrocelli, stop di petto, pallone recuperato dalla squadra rosso-blu che avanza con una serie di triangolazioni. La palla però viene persa ai limiti e torna al portiere Croce, il quale rilancia in avanti. Moliterno di nuovo in azione, grande giocata, lancia in profondità, rimessa laterale, ancora i rosso-blu che tendono di effettuare il pressing. Bravissimo il numero 4, Cava, fallo di mani, Bambini. Grande giocata di Bambini, fallo di mani, punizione, ammonizione, punizione, punizione per il Moliterno. In questo momento a terra il numero 4 Cava, punizione per il rosso blu, il lancio sul laterale sinistro, grande giocata, il Moliterno in avanti, ci prova col numero 10 Sansevero, tiro finale e sfiora il gol del raddoppio e ottiene anche un corner. Il Moliterno ci riprova con il numero 3 Petrocelli. Davvero un gol da Serie A, davvero alla grande, un gol spettacolare, è davvero spettacolo qui a Moliterno. Moliterno 2, Vitalba 0, assicura nel primo tempo 3 punti di classifica. Rimessa laterale per il Vitalba. Arbitro! 10 coglioni, non la palla fuori! Bravo Michele! Bravo! Di Robby Lotta, contrastato la triangolazione, Robby Lotta, tiro da Serie A, un tocco di classe, un obiettivo davvero incredibile. Nelle immagini Robby Lotta poteva sfiorare il 3-0. Voleva il gol di classe.
Tessero Pilotta, eccolo nelle immagini, voleva il gol di classe, l'ha cercato, bellissimo tiro, sfiorato il terzo gol, un Moliterno che davvero non nasconde progetti molto ambiziosi, in vantaggio nel primo tempo già per 2-0, un Moliterno che garantisce la propria posizione calcistica e soprattutto in questo momento di primato in classifica, con 3 punti alla prima giornata. Pallone spostato sulla destra. Atterrato. Pallone in profondità, ancora i biancorossi in area di rigore, il tiro di sinistro, pallone ribattuto di Tolve, è l'unico in realtà che in questo momento poteva inoltrarsi in area di rigore, e adesso assistiamo al corner del Vital. Il cross, allora ribattuto, i rossoblù avanzano, il lancio al numero 9, Mazzeo, la finta da parte di Piccoli. Tiro finale, grande pallonetto, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, termina fuori, vicino al gol in Moliterno, ancora una volta poteva triplicare il risultato. Di nuovo il Moliterno in azione. Rosso blu in azione. L'1-2. Davvero è in difficoltà. La finta del numero 11, Piccoli. Finisce il primo tempo.